Sono quasi le 10 quando il premier Mario Draghi con il ministro per il Sud Mara Carfagna arriva in città per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Ingenti le misure di sicurezza di una visita durata una mezz'ora in tutto e senza interviste al termine. Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco Biondi che ha letto la lettera di una mamma, Renza Bucci, che ha perso la figlia sotto le macerie con il marito e la nipotina che era ancora nel grembo della mamma. È giusto andare avanti, scrive Renza Bucci, ma è giusto ricordare. Da tanto mi sono dissociata da iniziative polemiche, ma ogni 6 aprile partecipo alla messa per ricordare. Si commuove Biondi mentre legge la lettera, non trattiene le lacrime. Il discorso del sindaco è stato incentrato sull'importanza del Parco della Memoria, avere un luogo di ricordo e memoria dopo un lungo iter e tanti ritardi. Immancabile il ricordo di Antonietta Centofanti, scomparsa da poco, che tanto si è battuta per la realizzazione di quel luogo che è di tutta la comunità. Il sindaco ha richiamato poi il ruolo della città nella ricostruzione. La città è un laboratorio di idee, ha detto. Né il terremoto né la pandemia possono avere la meglio sui nostri giovani. Il premier Mario Draghi ha ricordato che la sua presenza serve innanzitutto a premere sul ricordo in quella che è stata una tragedia collettiva. Oggi ricordiamo 309 angeli e tutti i loro cari, tra le vittime tanti bambini, tanti giovani che erano venuti in città per prepararsi al futuro. Ma il premier ha parlato pure di ricostruzione, una ricostruzione che va a velocità diverse, in diverse zone, soprattutto quella pubblica. L'imperativo, ha detto, è accelerare perché è un obbligo morale nei confronti di tutti. Ha pure annunciato che dalla prossima settimana prenderà il via il programma del fondo complementare con la realizzazione all'Aquila di un centro di formazione per la pubblica amministrazione. La mia presenza oggi serve a ribadire, prima di tutto, il dovere del ricordo. La scossa di terremoto che ha colpito l'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 appartiene alla memoria collettiva dell'Italia e del mondo. Realizziamo centri di ricerca e istruzione, come il centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, che sarà realizzato nel comune dell'Aquila. Tutti questi investimenti vogliono essere un impegno concreto per la ripartenza. Le risorse servono, ma da sole non bastano. C'è bisogno di capacità progettuale e amministrativa. Credo che sia una bella giornata soprattutto per la comunità che finalmente ha il suo luogo della memoria, che recupera un pezzo di identità e testimonia la presenza di Draghi, la credibilità che l'Aquila oggi nel campo nazionale che è certificata. Presenti delle scolaresche, l'Istituto Comprensivo San Demetrio Rocca di Mezzo e il Patini con la Maria Leventre, una giovane studentessa che era Coletta, nata proprio nell'anno del sisma, accompagnata dal preside Antonio Lattanzi, ha ricordato tutte le vittime nella speranza che mai più si debba ripetere la morte degli esseri umani, insistendo sulla prevenzione. Una bimba del Patini, nata sempre nel 2009, ha deposto invece una rosa bianca e una rossa al termine della cerimonia sui nomi delle vittime, vicino alla fontana monumentale che è stata accesa con l'acqua a sgorgare come un segno di speranza e di futuro.